perché per me questa cosa è importante, sapendo che in una vita precedente ho parlato del mondo del venture capital e questo mandato perché secondo me non rispondeva alle necessità di decidere che fanno un'invenzione in qualche maniera dal basso, che è quello che mi interessa di più. Bene, allora grazie di essere qui. Ho visto che in questi giorni passati c'è gente che viene da Italia, sono impressionato, vi ringrazio per fare questo sforzo. L'idea è che questi due giorni qui sono un po' un modo per la comunità di Ordovino in Italia per in qualche modo incontrarsi dal vivo, perché è molto più noi ci vediamo più volte online, ci parliamo sui forum, oppure magari quando in giro di qualcuno di voi, però è interessante essere qua insieme e conoscersi dal vivo. Per cui l'idea è quella che noi faremo per delle sessioni abbastanza brevi, che poi sono spezzate da delle pause, in cui sono state pensate apposta per fare quello che voi poi avete in giro di conoscere. Perché la cosa importante non è stata di sentirne che se ne frega, l'importante è che vi conoscete voi e che create quelle connessioni che poi vi permettono di creare dei gruppi che poi si incontrano per lavorare, per fare cose. A tutti questi eventi che abbiamo organizzato nel passato, e li ho organizzati forse di più all'estero qua, si sono sempre formati dei gruppi che hanno realizzato delle cose, no? C'è quella stampante tra tutti quelli che là in fondo, la MakerBot, viene fuori da un gruppo di persone che a New York si cominciano a trovare, a sperimentare con un gruppo, con cose simili, si affittano un magazzino a Brooklyn, ognuno mette un po' di sedili per aprire uno spazio, e dopo un po' di mesi che lavorano assieme, uno scopre che l'altro, anche lui ha la passione della stampa 3D, del fabbing, e fanno quell'azienda lì che produce ormai una abbastanza significativa di stampanti e ormai è superato di gran lunga il paio di milioni di dollari di fatturato, partendo da due ragazzi nel magazzino a Brooklyn, in una zona in cui sono andato la prima volta e ho pensato che li avrebbero rapinato e scambiato in meglio, perché è una zona di personaggi un po' loschi, no? Però era lo spirito un po' lì, ma lo spirito dei garage che gli americani ce l'hanno molto in testa e forse anche noi potremmo magari garage di un'altra roba, però no, insomma, in qualche momento sarebbe bello. Mi sento sempre di più. Detto questo, cerco di dare un'indicazione di cosa come può essere strutturato. Questo qua, appunto, il camp è un evento che nasce da questo evento che si chiama Fu Camp, che fa la Rai in California, dove effettivamente è un campeggio. Se tu arrivi e ti hanno una tenda nel prato davanti alla sede della Rai, e ci sono delle tende in cui la gente si incontra, però la struttura della conferenza in realtà viene costruita dalle persone che ci sono, cioè infatti le persone che partecipano propongono dei temi e questi temi vengono discussi, per cui si creano anche dei gruppi che a parte si separano. Gli unici due temi che volevo proporre io, poi gli altri se li facciamo un po' poi, vorrei darvi prima una piccola indicazione di dove siamo nel mondo, cioè quante persone probabilmente usano il nel mondo, che cosa succede al termine, e poi lasciare lo spazio per fare quello che chi vuole fare delle domande a noi di Arduino ce lo possa fare, ci possiamo creare, creare un contatto che magari non è quello che avrei sul forum di Arduino ci vuole un mese, non ci si capisce, quindi magari in mezz'ora ci si capisce meglio. E poi l'altro tema che volevo toccare è quello della scuola, dell'educazione, perché insomma Arduino in qualche maniera negli ultimi mesi ha investito un sacco di tempo, di energia per cercare di capire come trasferire quello che facciamo dentro i programmi delle scuole. Davide, che ha i piedi là dietro, un po' sconvolto, è già sconvolto, appena venuto il tempo è già sconvolto, che è quello che gestisce il blog di Arduino e che soprattutto negli ultimi mesi si è sparato una raffica di corsi ai professori del Piemonte. Quanti professori hai? Un centinaio di professori cui ha effettuato un corso per spiegare che cos'è processing, che cos'è Arduino. Gli abbiamo fatto dei toolkit, gli abbiamo fatto vedere come possono applicare queste tecnologie open source nell'insegnamento, nelle scuole superiori, specialmente perché l'Italia ha preso un posto interessante dove il Ministero dice alle scuole dovete cominciare a insegnare elettronica e informatica dalla prima alla seconda superiore, però non dice come, no? E poi dice, però se voi avete delle buone idee ditecelo, no? Che è proprio un modo fighissimo per guidare. E in qualche maniera quello che noi abbiamo sempre creduto invece di lavorare quindi dal basso, se riusciamo a
proposti dalla comunità fino adesso, poi ci possiamo confrontare tutti quanti, sono Arduino e riciclo, Arduino e riciclo elettronico in generale, Internet of Things e Arduino e Android. Queste sono le tre tematiche che sono emerse dalle mail e sul forum. Arduino e Android a Big Vector, come fare a interfacciarlo alla luce della development kit di Google. Soltanto per metterti aggiornati. Sì. C'è un ricambio, non è un sostituto di workshop, nel senso che e soprattutto per dire, non so, a me interessa questo argomento, se qualcun altro alza la mano, anche non già sono parte di un gruppo di utenti, se vi interessa anche questo argomento. Poi appunto mi piacerebbe che qui la gente che è la stessa società si conoscesse e magari decidesse di vedersi e di lavorare insieme. Poi è un po' il primo tempo da qui. Farei appunto questa piccola intro. 10 minuti e poi magari se durante le domande voi mi dite che cosa vorreste che discutesse.
Spagna e un altro che si occupa della parte software di Arduino, e in realtà adesso pian piano prende in mano la responsabilità del core del software di Arduino, e anche perché adesso i valori stanno diventando tanto e non è semplice a seguire queste cose. Next. Io sto comandando la povera Vanessa che ci ha ascoltato. Ciao, qualche mese fa ci siamo